Buon pomeriggio a tutti, con un pizzico di ritardo. Di solito gli accademici fanno un quarto d'ora, noi ci siamo limitati a 20, quindi quarto d'ora abbondante. E siamo qua riuniti, siamo già in 5, ma dovrebbero entrarne altri due. Siamo qui per la festa di compleanno in onore dell'amico Gigi, laddove Gigi è il nostro grande Luigi Einaudi, che oggi avrebbe compiuto, se fosse in vita, 147 anni. E io vorrei presentarvi intanto gli ospiti presenti e cominciamo sullo schermo. Ecco, se Vegas fa ciao con la mano, così la gente riesce a capire chi è Vegas. Ah no, c'è anche scritto, ecco. Giuseppe Vegas è il presidente d'onore della Scuola di Liberalismo, poi al centro ci sono io che parlo e oggi ho in testa il cappello di presidente della Fania Piemontesa, poi e c'è Beppe Facchetti, che è il presidente del Centro Studi e Documentazione della Luigi Einaudi di Torino. Poi alla riga sotto abbiamo Franco Chiarenza, che si è autodefinito un liberale qualunque. E da ultimo c'è Franco De Benedetti, il quale è il presidente dell'Istituto Bruno Leoni. Ed è l'unico che, se non mi sbaglio, sta parlando dal Piemonte, vero Franco, giusto? No, io sono a Milano. A Milano, ecco, quindi il Piemonte l'abbiamo fatto fuori, perché se non mi sbaglio Facchetti sta a Bergamo, gli altri sono a Roma e quindi Einaudi, che ci teneva tanto alla sua piemontesità, ma in questo caso sono io che lo rappresento, perché che cosa c'entra la famiglia piemontesa in questo ricordo? C'entra e come? Perché Luigi Einaudi, prima di diventare Presidente della Repubblica, è stato il Presidente della Famiglia Piemontese. Non è che chi diventava Presidente della Famiglia Piemontese diventava obbligatoriamente Presidente della Repubblica, ma ci fu questo passaggio, e anzi ci fu una restituzione dell'incarico, la stessa cosa era successa con il Partito Liberale, che quando salì al Quirinale Einaudi dette indietro la tessera del Partito Liberale. Che cosa era successo con la famiglia piemontese? Che era questo sodalizio? Era nato neanche a farla apposta, la riunione istituzionale, quella istitutiva anzi, avvenne a Via Frattina, proprio nella sede appena conquistata del Partito Liberale, gli fu data in prestito una stanza e un grosso collaboratore di Marcello Soleri, che poi è diventato ministro e diventa presidente della famiglia piemontese, si chiamava Gandolfo, ed è a noi noto soprattutto in questo momento a Torino per essergli stata intitolata addirittura una strada che è proprio di fronte al centro Einaudi, casualità assolute. Ma Gandolfo è quello che poi ha creato il Centro Studi Piemontese, col quale noi siamo imparentati. Questo è il motivo di questo nostro interesse al Centro Studi Piemontese, ma anche l'interesse che ci spinge anche a tutti i piemontesi nel mondo, talché in questo momento ci sta seguendo il Luciana Genero, questo l'accento non so dove metterlo, che è il vicepresidente dell'Associazione dei Piemontesi nel Mondo. Bene, Piemontese doc, perché Einaudi non solo fu presidente di questo sodalizio, ma anche quando salì al Quirinale, salì il Colle, rimase in contatto con l'associazione e continuò a occuparsene, continuò a frequentare nelle grandi occasioni Palazzo Ruggeri, dove c'era questa magnifica sede che oggi non esiste più, e lasciò la sua poltrona al Giuseppe Pella, il quale peraltro poi fu a sua volta chiamato da Einaudi in un momento topico, che è stato quello della grande crisi, della crisi che stava scoppiando, addirittura furono mandate le divisioni alla frontiera orientale, stava scoppiando con la Jugoslavia, ma che fu il momento in cui finalmente si ruppe l'incantesimo e Trieste tornò all'Italia. Bene, questi sono i rapporti che ci sono stati tra Einaudi e la famiglia piemontese, ma io vorrei anche raccontare alla presenza, pure vorrei farvelo, mostrarvelo, ma eccolo, attenzione, eccolo. Gigino Compagna, che è qui per conto di un grosso sodalizio che è l'Istituto Storico per il Pensiero Liberale,
e che poi interverrà sul microbolino girando l'apposito computer. Perché noi festeggiamo questi 147 anni? Perché 8 anni fa erano i 140 anni. Il preside, anzi era il vicepreside dell'Istituto Scientifico, del Liceo Scientifico e Classico Luigi Einaudi di Cervinara, in provincia d'Avellino, ci chiamò perché gli dessimo una mano per fare una celebrazione del loro eponimo. Dice il nostro Luigi Einaudi, tra l'altro il Liceo Einaudi a Cervinara sta in via Luigi Einaudi, quindi tutto con lo stesso nome. Ma chiamò noi perché a Cervinara avevamo per 3-4 anni fatto la scuola di liberalismo e questa è stata una cosa che aveva lasciato molto, ovvero che fummo accolti, chi fummo accolti? Fummo accolti Ocone e Morbelli, noi andammo lì per dare una mano per questa giornata e si rivelò, fu una sorpresa, una clamorosa sorpresa perché come si erano organizzati? C'erano tre classi del liceo e ognuno avevano dato un pezzo dell'opera omnia, cioè questi poveri ragazzi si erano letti alcune centinaia di pagine di Luigi Einaudi, ma furono bravi nel senso che ci fecero domande, insomma, fu una giornata, direi, molto proficua. E, ripeto, fummo accolti dall'assessore alla cultura che era una ex allieva della scuola di liberalismo, quindi insomma Cervinara avevamo seminato bene, avevamo seminato poi soprattutto grazie a un amico che è un po' di tempo che non si vede più, che si chiama Luigi Tancredi, che è appunto di Cervinara e aveva avuto l'idea di portare in questa cittadina. Si passa attraverso le forche caudine, ecco, si parla sempre delle forche caudine, ecco, per arrivare a Cervinara, sull'Appia si passa attraverso tra i due punti dove i Sanniti presero a bastonate tremende gli antichi romani, i nostri progenitori. Questo è l'antefatto, ma siamo arrivati al giorno d'oggi e noi continuiamo dal 2000 e fischia, perché era 140 anni, quindi siamo a 146. E ci troviamo nella situazione, state sentendo perché stiamo registrando e quindi c'è la registrazione che si sente mentre noi facciamo la nostra chiacchierata. Ma tagliamo corto perché dobbiamo arrivare al primo intervento che è quello, andando più o meno in ordine alfabetico, è quello di Franco Chiarezza. Tanto, liberale qualunque, perché liberale qualunque? Tanto c'è uno Buonasera a schermo. tutti. Buonasera, vai. Allora, io naturalmente ci saranno la notorietà di Einaudi, è una notorietà legata soprattutto alla sua funzione di economista, di statista, e di questo parleranno sicuramente dopo di me e meglio di me gli altri che intervengono a questo webinar. Perché io voglio invece trattare due punti meno noti della personalità di Luigi Einaudi. Innanzitutto l'Einaudi agricoltore. Luigi Einaudi, pochi lo ricordano, è stato anche un attento imprenditore agricolo. Cominciò a comprare quella che poi è diventata la tenuta di famiglia di Dogliani già negli anni 20-30, poi con successivi allargamenti, e per tutta la vita se n'è sempre costantemente occupato. Cioè non era un luogo dove andare a passare il weekend, era un luogo di cui lui si occupava assiduamente. Ora, la cosa curiosa è che altri grandi statisti, penso a Cavour, penso a Ricasoli, penso per restare nella mia Sicilia a Staraba di Rudinì, furono dei grandi, importanti imprenditori agricoli che si occupavano delle loro terre, le miglioravano
E c'è una connessione tra la capacità di governo di un paese e la capacità di governo di un territorio che passa attraverso l'agricoltura. Perché il territorio è soprattutto fatto di tante proprietà agricole. Amministrare un'azienda agricola è come amministrare un piccolo stato. Ci sono un'infinità di problemi. Quello della coltivazione dei terreni è a un limite, l'ultimo. Ci sono problemi di legami col territorio, ci sono problemi che riguardano le famiglie di quelli che coltivano quel territorio, ci sono problemi commerciali per i prodotti che si debbono produrre e poi commerciare, ci sono problemi di rapporti con le pubbliche autorità. Le autorizzazioni, le banche, il credito che è fondamentale se uno vuole nella propria proprietà fare delle innovazioni, dei cambiamenti, tutto questo in scala. E poi quello che succede quando si governa un paese. E io non considero una coincidenza che alcuni dei grandi uomini di Stato italiani, ripeto, Cavour, appunto il barone Ricasoli in Toscana, di Rudinè in Sicilia, ma ne potrei elencare altri, siano stati anche degli imprenditori agricoli, non proprietari agricoli, che sarebbe una cosa che uno può delegare ad altri, imprenditori, cioè gente che si occupava del suo territorio. E Einaudi era famoso perché tutti gli anni alla vendemmia lui era a Dogliani e non c'è stato un solo anno, anche quando era presidente della Repubblica, in cui lui non abbia partecipato a questo rito, qualcosa che andava oltre il valore simbolico della cosa. L'altro aspetto di cui spesso non si parla di Einaudi, considerandolo è giustamente in un certo senso secondario, è quello che Einaudi è stato un grande giornalista. Allora, non solo è stato un giornalista perché le sue origini, quando ha cominciato a occuparsi dei problemi pubblici, lo portarono a fare il giornalista, era stato cronista della stampa quando ci furono i famosi scioperi a Genova nel 1900, se non ricordo male, o 1901, e Einaudi prese posizione in queste sue cronache decisamente a favore della libertà di sciopero, a favore della legittimità delle organizzazioni sindacali che in quella occasione erano state sciolte dalle pubbliche autorità. E da lì comincia un cammino di Einaudi che attraverso il giornalismo mantiene sempre un contatto con la realtà concreta del paese. Era un economista, si occupava di scienza della finanza, era un grande intellettuale, ma è sempre stato preoccupato di restare agganciato alla realtà. Questo gli veniva proprio da questa esperienza giornalistica, che lui non interruppe mai. È stato per moltissimi anni giornalista del Corriere della Sera, commentatore del Corriere della Sera, è stato collaboratore dell'Economist per moltissimi anni e questo è un altro aspetto molto importante, perché attraverso l'Economist Einaudi entra in contatto con un certo modo di fare giornalismo, che è quello anglosassone, cioè un giornalismo che puntava a farsi capire e a fare capire i problemi. Einaudi assume da questa sua esperienza un suo certo modo di essere anche economista, statista, studioso, intellettuale, quello di farsi capire. Lui scriveva dei testi che dovevano essere leggibili da tutti e non soltanto dagli specialisti. Questa sensibilità molto importante, che fa di Einaudi un personaggio anche diverso da tanti altri che sono a lui coevi, viene dall'esperienza giornalistica, dal suo essere stato sin da giovanissimo un giornalista. Quando giovanissimo, e qui lo diciamo per fare una battuta, più che liberale, era inizialmente socialista.
fu anche direttore, prima collaboratore, poi direttore della riforma sociale, ma aveva delle tendenze che erano abbastanza socialiste. Poi le abbandonò perché si rese conto che invece la soluzione non, dei problemi, anche dei problemi sociali, non era quella indicata dal marxismo, ma era quella indicata dall'economia di mercato e quindi dal liberalismo. Ma non perse mai questa sua sensibilità iniziale, che fece di lui un liberale diverso dagli altri. Io mi fermo qui. Grazie Franco, grazie al liberale qualunque Franco Chiarenza, che bello questa autodefinizione. Beh, in effetti siamo tutti quanti qualunque liberali, ecco, qualsiasi liberale sia in giro potrebbe essere far parte di questa tavolata, così come ne fa parte il nostro amico, eccolo qua, Gino Compagna, al quale cediamo la parola e ricordo che Gino Compagna, senatore fino a poche settimane fa e poi adesso è presidente dell'Istituto Storico per il Pensiero Liberale. Gigino. Grazie. Ma io riprenderei il filo del discorso di Franco Chiarenza. Franco Chiarenza non solo e non tanto per onorare una dimensione piemontese cara a Morbelli e non solo, ha insistito sull'aspetto delle Einaudi, imprenditore agricolo. Ma è stato lo stesso Einaudi più volte a tornare sull'argomento. Per lui quel Piemonte che fece l'Italia, che divenne Italia, tutto quello che vogliamo, comprende le Langhe, in particolare Dogliani, ed ha un valore etico-politico irrinunciabile, il notabilato. Proprio l'essere imprenditori sul proprio territorio ha messo tutto un ceto poi politico nella caratteristica di essere un notabile. Uso volutamente l'espressione notabile a proposito di Einaudi perché Einaudi appartiene all'anima del liberalismo schiettamente, nitidamente, esplicitamente, apertamente antigiolittiana. Per Einaudi, Giolitti fu una specie di bersaglio negativo da inseguire e perseguire dovunque e comunque. Da questo punto di vista, la distinzione che si fa in sede di scuola del liberalismo, di storia del liberalismo, tra Einaudi e Croce, deve tenere presente il fatto che Croce fu un giolittiano e Einaudi un antigiolittiano. Da questo punto di vista, giolittismo e antigiolittismo sono state categorie di differenziazione politica molto più forti, molto più sicure di quelle più convenzionali di liberismo e statalismo, perché Einaudi si sentiva certamente liberista, altrettanto certamente liberale, con propensione, ha fatto bene Chiarenza a ricordarlo, al socialismo turatiano, appunto divenne direttore della riforma sociale, non ci sono tracce di marxismo, di lotta di classe in Einaudi. Quello che fu decisivo per le scelte successive poi di Einaudi, perché Einaudi approda ai vertici del sistema politico italiano, in quanto liberale, certo lo era, non poteva fare a meno di dirsi e di essere liberale, ma ci arriva perché è un De Gasperiano. Nel secondo dopoguerra Einaudi è dovunque e comunque
al fianco di De Gasperi. Dalla conferenza di pace, la grande idea d'Europa, che del resto Einaudi aveva formulato dopo la prima guerra mondiale, non solo dopo la seconda guerra mondiale, all'alleanza fra liberali e democristiani, popolari, tutte e due, chiamateli come volete. Un'alleanza irrinunciabile perché De Gasperi, certamente un cattolico liberale, riteneva che l'alleanza, l'alleabilità, di cui la sua strenua resistenza a favore comunque e dovunque del sistema proporzionale, era sulle alleanze. Ed Einaudi gli parve l'alleato ideale, anche perché monarchico, anche perché anche egli cattolico, da portare per la prima volta alla presidenza della Repubblica. Quella di Enrico De Nicola era stata la carica di capo provvisorio dello Stato, non ancora di presidente della Repubblica. Che cosa c'è in Einaudi? L'amico Chiarenza ricordava i suoi esordi giornalistici alla stampa, però poi l'antigiolittismo portò Einaudi a scegliere il Corriere della Sera. E del Corriere della Sera, nel Corriere della Sera, interpretò l'anima antigiolittiana, non meno dello stesso Albertini e di altri. Da questo punto di vista, Einaudi, come tutti quelli che pensano e scrivono liberamente, si contaminò non tanto con il socialismo, ma con molti filoni del dibattito politico e culturale italiano. Persino con i meridionalisti, con Franchetti e Sonnino. Dice grazie perché erano anche giolittiani. No, non solo, perché la sua polemica contro il protezionismo in nome del liberismo, del liberalismo, aveva spunti salveminiani. Del resto Salvemini riteneva sbagliata, inutile, quei confronti tra i deputati del Mezzogiorno, quelli scelti dal giolittismo attraverso il sistema dei prefetti, e gli altri e il resto della nazione. L'antigiolittismo tornò in Einaudi come una specie di ossessione permanente anche nel dopo. C'è una fase di Einaudi, pur sempre liberale, ma sotto molti aspetti più azionista che liberale, cioè l'Einaudi che ristampa prima sulle pagine dell'Economist e poi nel giornale italiano Il Mese il suo celebre articolo Via il Prefetto. In Via il Prefetto Einaudi si scaglia contro l'istituto delle prefetture, perché ovviamente nell'istituto delle prefetture sente sopravvivenze di giolittismo, e certamente vi era. Quindi abolire il prefetto, questo simbolo della macchina amministrativa accentrata, parve ad Einaudi la grande occasione perché il liberalismo e democrazia si integrassero. E l'istituto sul quale puntava era l'autogoverno locale. Quindi fu un regionalista. I suoi compagni di battaglia in quel periodo furono Altiero Spinelli, Adriano Olivetti. Però la storia andava in un'altra direzione. Via il prefetto era una tematica troppo radicalmente antigiolittiana. Era dalla parte di Ferruccio Parri più che da quella di Benedetto Croce, per stare al dibattito sull'Italia giolittiana avvenuto poco tempo prima alla Consulta. L'antigiolittismo non poteva cancellare
quel che era stato in Piemonte, in Italia, il liberalismo. Due personalità orientarono Einaudi, una sul passato, Marcello Soleri, liberalissimo giolittianissimo, e Alcide De Gasperi, proiettato verso l'avvenire. In morte di Soleri, Einaudi parve attenuare il suo radicato antigiolittismo e di fronte a una personalità come quella di De Gasperi, Einaudi portò il suo liberalismo a essere in dottrina politica fautore e sostenitore di alleanze. È vero, ci dicono le cronache della prima elezione della Presidenza della Repubblica, il candidato originale di Gasperi fosse il Conte Sforza, ma di fronte alle volgarità con cui Fanfaniani e Sinistra Democristiana liquidarono il Conte Sforza, la cosa più coerente fu per De Gasperi indicare Einaudi. Poi a fare i se, i ma, eccetera, può anche darsi che Einaudi fosse la prima scelta nel cuore di De Gasperi. Questo fa parte di quell'insondabile che proprio per rispetto alla grandissima personalità di Einaudi, che potette fare benissimo il Presidente della Repubblica proprio perché era all'incrocio di quella cultura di governo che animò la prima stagione repubblicana, Einaudi è stato un grande dell'Italia degasperiana. E direi, affondando le radici nel Piemonte di Cavour, nel Piemonte, così come lo ricordava Franco Chiarenza. Grazie. Grazie a Gigino Compagna per questo suo ricordo del momento dell'elezione di Luigi Einaudi a Presidente della Repubblica. E qui c'è una le cose, è stato il primo Presidente della Repubblica o il secondo? Allora, un punto fermo, Enrico De Nicola è stato capo di Stato provvisorio e lui è stato il primo Presidente della Repubblica eletto. I costituzionalisti però raccontano che poiché la Costituzione è stata entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, e l'elezione di Einaudi è avvenuta 5-6 mesi dopo, allora in quei 6 mesi Enrico De Nicola si sarebbe tolto il cappello di capo provvisorio dello Stato e diventato primo Presidente della Repubblica. Ecco, c'è questo gioco che si trova nei sacri testi, di solito e nelle note raccontano questa piccola diatriba, insomma, primo o non primo. Però avete anche sentito che Gigino Compagna ha citato persone che avevamo citato in apertura, cioè Marcello Soleri. Marcello Soleri morì, e quando morì Marcello Soleri, appunto, accadde che una deputazione dei fondatori della famiglia piemontese andarono da Einaudi, che non era ancora Presidente della Repubblica, e gli chiesero di diventare Presidente della famiglia piemontese, carica che lasciò quando salì al Colle. Compagna ha anche citato Salvemini. Salvemini, perché lo ripigliamo parlando a nome dei piemontesi a Roma, cioè della famiglia piemontese? Perché è partito dal centro studi Salvemini di Napoli, presieduto dal nostro grande amico Gianmarco Pondrano Altavilla, una operazione che ha portato finalmente Einaudi, un busto di Einaudi, alla Camera dei Deputati. Perché Gianmarco, andando un giorno alla Camera, si è accorto che c'era quello, insomma, mancava il busto di Einaudi. E allora, con la complicità della famiglia piemontese, con la complicità anche della scuola del liberalismo, insomma, fu fatta una raccolta di fondi, e questo busto, opera dello scultore Vignez, un simpatico napoletano, tant'è che si chiama Ciro Vignez, ha fatto questo busto che è stato poi il 19 giugno del 19, quindi un paio d'anni fa, è stato inaugurato, è stato svelato il busto alla presenza di Sergio Mattarella. Ecco,
Questo è stato l'ultima occasione nella quale i piemontesi di Roma hanno sovvenzionato un'opera. Era già successo, ed era successo proprio per Marcello Soleri. In altra occasione, per un busto a Marcello Soleri, una famiglia piemontese aveva fatto una sottoscrizione per un busto di Soleri che sta al Ministero delle Finanze. Scusate, opera in questo caso invece di un altro grande scultore piemontese, Canonica, che Einaudi neanche per la posta fece poi senatore a vita. Tant'è che, insomma, cioè Einaudi i suoi piemontesi se li sapeva curare, Canonica senatore a vita, Pella presidente del Consiglio, insomma, non, anche noi piemontesi, quando ci mettiamo, insomma, riusciamo a fare quadrato, riusciamo a fare squadra. E adesso invece passiamo a un altro piemontese, anche se parla da Milano, Franco De Benedetti, astigiano d'origine ma torinese per anagrafe. La parola a Franco De Benedetti, che è il presidente dell'Istituto Bruno Leoni, un altro grande liberale piemontese. Buonasera, noi, la nostra famiglia, mio padre è di Asti, la nostra famiglia è astigiana, io sono nato a Torino e sono stato tanto tempo a Torino. Non sono uno storico come voi e quindi mi limiterò a leggere qualcosa dell'ultimo contributo che Einaudi alla scienza economica. È stato scritto su invito proprio di Bruno Leoni come relazione al 12° congresso della Montpellier Society. In questo scritto Einaudi polemizza contro quella che ritiene essere una degenerazione del compito dell'economista nell'età contemporanea. A suo giudizio, l'economista ha o dovrebbe avere ben altre e più serie responsabilità. Il suo compito non è quello di compiacere il politico, ma di ammonirlo là dove gli insegnamenti della scienza economica vengono ignorati dal politico oppure trascurati, con conseguenze spesso dolorose e tragiche. Questo scritto è quindi assume il significato di un testamento spirituale che mi sembra che possa avere qualche cosa di interessante anche in questa occasione di compleanno. Allora, il compito dell'esperto è diverso da quello del politico, perché posto il fine voluto dal politico, sono congrui i mezzi che questi ha scelto per il raggiungimento del fine? Questo è il tema su cui principale di questo scritto. L'ufficio dell'economista, dice invece Einaudi, è quello di vedere anche i legami tra l'operare economico e l'operare politico, morale o spirituale. L'economista non può ignorare che egli, come uomo, ha l'obbligo di dare giudizi di valore. La separazione dei mezzi dai fini, dice Einaudi, è irreale. Deve essere nettamente respinta. Lo studio dei mezzi di cui dovrebbe oggettivamente ed esclusivamente occuparsi l'economista è inseparabile dallo studio dei fini. I mezzi adeguati reagiscono sui fini. I mezzi di libertà sono incompatibili con i fini illiberali. Adesso parte questa frase qui però questo diciamo, dell'economista e del politico mi sembra che sia un tema che di particolare attualità in questo momento. La garanzia della libertà dei cittadini sta nell'esistenza di poteri diversi, di forze di attrazione svariate, grazie a cui l'uomo ordinario non deve necessariamente dipendere per ottenere il pane della vita in una forza sola. Anche se la decoriamo
del nome di Stato, essa resta la sola fonte di vita dalle cui decisioni dipende la possibilità per l'uomo di mantenere se stesso, la sposa, i figli, i genitori. La tirannia politica è contendenda, piace questo gerundio, la tirannia politica è contendenda, ma alla lunga è condannata a morte se gli uomini possono procacciarsi mezzi di vita indipendentemente dal tiranno, se quindi hanno i mezzi di congiurare e di raccogliere armi. Ma se il tiranno domina anche la vita economica, se, come accadeva in Italia e in Germania negli anni 20 e 40, lo Stato tende a padroneggiare anche tutta la vita economica, manca la possibilità di salvezza. Solo una guerra sfortunata, provocata dalla pazzia o dall'insolenza del capo, può salvare il paese. Per fortuna, sempre esistono ancora freni alle manifestazioni ultime della volontà di dominazione del mondo da parte dei reggitori comunisti. Stiamo parlando degli anni del 61. L'incremento progressivo delle nazionalizzazioni delle attività economiche è per se stesso ragione di effetti dannosi. Era del 61, però è ancora abbastanza attuale questa, tragicamente attuale questa frase. L'incremento progressivo delle nazionalizzazioni delle attività economiche è per se stesso ragione di effetti dannosi. Io penso alla telefonia e alle autostrade che sono lì, che barcollano tra privatizzazioni e nazionalizzazioni. Ritorno al testo. La concorrenza tra milioni di imprese alle quali può ricorrere per cercare lavoro l'uomo fornito delle sole sue braccia crea, anche se le imprese concorrenti scemano di numero e vanno dalle colossali alle minime artigiane, un certo tipo di lavoro, di lavoratori. Alla lunga, l'impresa che vuole prosperare, che intende sopravvivere alla scomparsa dei fondatori, che giunge alla terza generazione, non può reclutare i giovani solo per raccomandazioni, per favori. La rivalità fra le imprese vieta la decadenza generale. Attualissimo oggi. Invece la società nazionalizzata, la quale a poco acquista il monopolio dell'occupazione, tende gradualmente ad acquistare indole sua propria. I capi sono scelti dalla classe politica, ossia da una piccola minoranza degli elettori, e cioè dal gruppo il quale abbia saputo organizzarsi meglio o disporre di una fede che più delle altre sia riuscita a conquistare l'opinione pubblica. I capi delle imprese economiche nazionalizzati e dei loro dipendenti tendono ad essere progressivamente scelti sempre di più tra coloro che si palesano meglio adatti a rendere servigio alla classe politica. Può l'economista, che non sia soltanto un perito, chiudere gli occhi dinanzi alle conseguenze della sua indifferenza rispetto al problema dei fini, eseguitare a dire, quando giudicato se i mezzi proposti da altre alternative sono congrui al fine posto all'uomo politico, ho pienamente adempito al mio ufficio? No. In questo caso l'economista avrebbe mancato la parte essenziale di essere. Io non dico che l'economista debba necessariamente aborrire dallo Stato socialistico, anche se esso è, a parer mio, tirannico e totalitario, a parer nostro. L'economista può essere socialista, ma ha il dovere di dire che quel tipo di Stato è il suo ideale e che egli è avversario del tipo di Stato liberale, custode come vede del bene supremo, del bene della libertà per i singoli. Non si è liberali se non si pone anzitutto il principio della discussione tra ideali diversi. E fra gli ideali ha pieno diritto di cittadinanza, oltre che quello liberale, anche il contrapposto ideale socialistico, ovvero comunistico. L'economista, tuttavia, non ha diritto di essere neutrale e di farsi schermo di una distinzione inesistente tra mezzi e fini. Egli deve prendere parte per quello fra i fini
al quale si trova più vicino e deve dare la dimostrazione del suo assunto. Noi dobbiamo sempre essere in grado di plaudire con Camillo di Cavour alle parole con le quali il 10 novembre del 1849 Francesco Ferrara, forse ancora oggi il più grande degli economisti italiani, chiudeva il suo discorso inaugurale al corso di economia politica dell'Università di Torino, presente Cavour. Il despota perdona al demagogo, non perdona all'economista. Ecco, questo è il mio contributo al compleanno. E non sento. No, Luigi, non ti sento. Luigi, non ti sento. Devi... Ecco. Niente, non... ero stato delicato con il dito. E noi ti ringraziamo anche perché ci hai fatto fare un salto indietro. Siamo tornati al 1961-62, quindi parliamo di nazionalizzazioni e il... tornate oggi sotto alta veste praticamente in grande auge. E nel frattempo ci ha raggiunto Pietro Paganini che di Competere. Che cos'è Competere? È una piattaforma di analisti politici ed economici diciamo che sono che è uno dei pensatori liberali d'Italia. E scusate se lo facciamo passare avanti saltando l'ordine alfabetico, perché l'ordine vedeva Facchetti, ma Paganini sta per già è appena arrivato, ma già se ne deve andare. Quindi diciamo, lo so, ma secondo me bara ogni volta fa questa storia, capito? Cioè, ah, c'ho una cosa, mi ha chiamato il Papa, non è vero, dai, però comunque vai e fai il... Tu sai bene, grazie, mi scuso soprattutto con Beppe, ma credo che rientriamo nell'arco dell'amicizia, quindi mi concederà questa cosa, che in genere in Italia, lo dimostra i vaccini, sono i più anziani che passano davanti i giovani, almeno i convegni facciamo passare i giovani davanti agli anziani. Poi spero che siate tutti vaccinati. No, noi siamo vaccinati, però non ti montare la testa. Eh? Non è vero che sei il più giovane, quindi non sei diversamente giovane pure tu. Non vedo, sto guardando se vedo qualcuno sotto lo schermo. Non vedo nessuno. Ma siete giovani dentro, dentro. No, tra l'altro mi hai dato questa incombenza. Essendo la persona meno adatta per parlare di Einaudi, soprattutto tra di voi, però con Einaudi, piuttosto che entrare, poi ci entriamo nel merito naturalmente, nella brevità che mi è consueta, io credo di essere in quella generazione, adesso scherzando dal punto di vista anagrafico, che in modo malaugurato e in modo anche sfortunato non ha conosciuto Einaudi, ma non è che non l'ha conosciuto, credo che una buona parte di voi non ha avuto l'occasione di conoscerlo proprio fisicamente, storicamente, ma noi come generazione, essendo poi in una generazione che è arrivata nel momento in cui c'è stato di fatto, siamo arrivati all'età matura nel momento in cui di fatto si è sgretolata la Prima Repubblica e con essa purtroppo si è sgretolato anche un modo di fare politica, di pensare alla politica, o di sperimentare poi il confronto culturale anche a livello di cultura liberale, per cui c'è tutta una generazione che si è anche affacciata al liberalismo che di fatto ha mancato di respirare la cultura di figure come figure fondamentali, padri del liberalismo internazionale e del liberalismo italiano, e di fatto abbiamo fatto un po' da soli, nel senso che ci siamo affacciati alla cultura liberale e alle famose diatribe poi liberale, Croce, Einaudi, poi Keynes, più avanti, Keynes liberale, Keynes non liberale, nel momento da soli di fatto, cioè siamo stati autodidatti. Questa, se vogliamo, è una critica, una responsabilità che si può fare. Poi sono contento che c'è Beppe Facchetti qui che si sta impegnando insieme alla Scuola di Liberalismo e al Centro Einaudi di Torino per diffondere e ricordare poi il pensiero di Einaudi, anche perché a Roma chi è proposto a raccontare il pensiero di Einaudi fa di tutto tranne che di fatto diffondere le idee e il pensiero di Einaudi. E se vogliamo il suo, ma non è una polemica, è un dato di fatto, è una constatazione, cioè che noi oggi soprattutto, e direi che Draghi, se vogliamo, come primo ministro è l'occasione, perché Draghi
rappresenta, se vogliamo, un economista puro, rappresenta anche una cultura economica pura che non va spesso, e a mio avviso, troppo lontana dalla cultura di Einaudi. Ha avuto altri, naturalmente, per ragioni anagrafiche, altri maestri, ma si è rifatto a delle politiche che per alcuni versi possono essere rintracciabili in fondo fino alla politica di Einaudi. Ma non è tanto la presenza di Draghi, se vogliamo, che ci ricorda questa piacevole esperienza, cioè del ricordo di Einaudi. È che noi ricordiamo di Einaudi, a parte che lo facciamo con la scuola di liberalismo tutti i giorni, però se pensiamo all'anno della pandemia e questo recovery plan, non sono molto lontani poi dal famoso European Recovery Program con cui il piano Marshall ha cercato, ha riportato l'Europa o ha cercato di rilanciare la crescita economica europea, ma di fatto era Einaudi a quei tempi, prima come Banca Centrale Italiana, poi come Banca d'Italia, ma poi come ministro, quindi c'era un governo De Gasperi, allora di fatto fu Einaudi a prendersi di fatto cura di portare il recovery plan in Italia, Marshall e il recovery plan in Italia, e di farlo con un approccio economico di natura liberale. Qui ci porta a uno dei tre punti che vorrei toccare oggi, che è quello appunto tradizionale, storico, tra liberalismo e liberismo. Io credo che Einaudi sia stato molto chiaro nel definirsi un liberale e nonostante si dica liberista eccetera, ma di fatto un liberale in economia. C'è una sua famosa frase in cui dice: va confutata ancora una volta la grossolana favola che il liberalismo sia sinonimo di assenza dello Stato e di assoluto lasciar fare o lasciar passare. Questo, a mio avviso, è un elemento importante, soprattutto oggi, non tanto per giustificare le politiche interventiste del governo, e comunque Einaudi è stato un interventista in quella fase storica, interventista nell'attività del paese, pur sempre difendendo il caposaldo fondamentale, che era il fulcro della vita dello Stato, e cioè la libertà individuale, no? E lo Stato liberale si basa proprio sulla libertà dell'individuo. Ma attenzione, Einaudi contrappose, come è stato prima ricordato, si contrappose al socialismo, al comunismo, si contrappose al fascismo, ma e quindi alle grandi dittature totalitarie, anche se le distingueva, ma di fatto si distinse, lo fece con i suoi articoli sul Corriere della Sera, attaccando di fatto sia il totalitarismo fascista sia il totalitarismo comunista, attaccando anche quegli industriali che, pur di starsene lontani dal comunismo, comunque avevano strizzato l'occhiolino alla nascere, all'affermarsi della cultura e della politica fascista. Ma Einaudi si di fatto distanziò anche dall'idea di uno Stato minimo, perché nello Stato minimo c'era un'idea anche deterministica, cioè lo Stato minimo è uno Stato di fatto ideologico fondamentalmente. E Einaudi, che naturalmente è stato uno dei padri del liberalismo italiano, però un liberale di quei tempi, noi lo dobbiamo ricollegare in quei tempi, non nell'oggi, però fu un uomo indubbiamente di grandissime vedute, un uomo di una grandissima capacità di distaccarsi anche dai problemi del momento e di darci oggi un liberalismo che, come abbiamo visto appunto quando parlavo prima di recovery program, di una idea che può essere poi applicata oggi. E di fatto, quando Einaudi è ministro con un primo ministro, con De Gasperi, e di fatto insieme prendono due spunti, che uno è quello di affiancarsi ai valori dell'Occidente, cioè di fare una scelta netta, una scelta di campo che non poteva altro che essere con l'Occidente, che poi divenne, con l'accettazione del piano Marshall, ma poi anche quello di intervenire nell'economia con lo Stato per fare una serie di investimenti che avrebbero concesso all'economia di ripartire. E c'è un dato su tutti, poi a chi ha criticato Einaudi, che ho sentito anche ultimamente fare delle critiche a questo suo interventismo. Beh, pensiamo che i redditi tra il 47 e il 59 e il 52 sono aumentati del 58%, cioè quasi il 10% all'anno, che è un numero che nella storia, penso, della modernità nessun paese abbia prodotto dei numeri così
così elevati. L'ha fatto prima autorizzando la circolazione della moneta, ma poi facendo anche delle politiche di interventismo abbastanza, abbastanza decise. Cioè, se pensiamo circolazione della moneta nell'import-export e soprattutto poi intervenendo, per esempio, mettendo il limite, bloccando il 25% dei depositi, mettendo la riserva obbligatoria, inserendo il tasso di sconto. Ma di fatto riuscì nella prima parte del dopoguerra a ridurre l'inflazione e ad assicurare a chi dice che non fu di fatto anche monetarista, nel senso che riuscì di fatto a dare stabilità monetaria al nostro paese. È chiaro che in quel momento poi ci fu anche una reazione economica, cioè che c'erano meno soldi per l'industria, si andò anche in alcuni casi a una serie di licenziamenti, ma poi grazie al piano Marshall e grazie a come Einaudi gestì il piano Marshall, perché ricordiamo che il piano Marshall era di allora, stiamo parlando di 400 miliardi, che non erano però i 400 miliardi, no, i nostri 209 miliardi, non erano 400 miliardi allora di lire in denaro, ma erano 400 miliardi di beni che vennero dati all'Italia e che Einaudi andò a mettere sul mercato, e con le risorse ricavate che vennero date al tesoro, e poi il Parlamento, se non vado male ricordando, i parlamentari ebbero la possibilità poi di andare a decidere come queste risorse potevano essere investite. Questo è un elemento, a mio avviso, estremamente importante, perché se si rilegge tutto il percorso di Einaudi, che ripeto, per chi è arrivato dopo come me, è stato piuttosto difficile, complesso e spesso frammentato, nel senso che non siamo partiti dal primo Einaudi e siamo arrivati all'ultimo, ma siamo partiti un po' dall'ultimo, un po' al metà, un po' andare a ripercorrere gli articoli di Einaudi, i tanti articoli sul Corriere, perché poi Einaudi è stato un grande pensatore, ma non è stato solo un pubblicatore, era persona parsimoniosa, ma era persona da un'incredibile scrittura. Se andiamo a vedere tutto quello che ha scritto, diventa effettivamente, ci si deve dedicare, appunto, come ha fatto qualcuno dei nostri amici, un'intera vita, ed è difficilissimo anche andare a recuperare tutto il suo materiale. Quindi mi piace ricordare questo aspetto di Einaudi in quanto liberale e non liberista. E da qui arrivare al secondo punto, che è un punto forse anche riconciliabile oggi, che è il fatto di Einaudi antimonopolista. Cioè Einaudi riconosceva che il liberalismo fosse e dovesse essere quello della concorrenza, delle pari condizioni di partenza. Poi arriviamo a quest'altro punto che a me è molto caro, del punto che mi ha avvicinato a Einaudi più di tutti, e soprattutto in partenza di studio, di affezione alla figura di Luigi Einaudi, che è appunto quello di creare delle condizioni di concorrenza che non fornissero mai a nessuno la possibilità di fatto di bloccarla la concorrenza attraverso appunto quello che è il monopolio. Spiace ricordare che negli ultimi anni molti liberali poi hanno anche teso a difendere alcune forme di monopolio, andando a testimoniarle come un esito del mercato. Beh, Einaudi diceva no, questo non deve assolutamente succedere, e naturalmente non deve succedere attraverso le regole della concorrenza, che appunto mettono tutti i cittadini nelle condizioni uguali. E qui arrivo all'ultimo punto, che quando si parla appunto della uguaglianza dei punti di partenza, perché in Einaudi c'è una forte considerazione che io credo sia comune a tutti i liberali, cioè quella di promozione di fatto della diversità, no? E questa promozione della diversità poi Einaudi riconosce deve avvenire attraverso e all'interno del Parlamento, ed è importante, a mio avviso, soprattutto in questa fase storica, ricordare il ruolo del Parlamento e ricordare allora, no? E non solo Einaudi, ma anche poi il governo di cui fece parte Einaudi, che era un governo che comunque dava una considerazione al Parlamento. Ma che nella sua idea di uguaglianza dei punti di partenza, cioè siamo tutti diversi, ma di fatto dobbiamo partire tutti dallo stesso punto, no? L'uguaglianza dei mezzi con cui andiamo a partire, beh, lì c'è un altro tema che a mio avviso sono due temi fondamentali, e uno è quello appunto della libertà di iniziativa, che è poi uno strumento dell'uguaglianza dei punti di partenza, e poi quello anche di godere dei frutti della propria libera iniziativa, che questo è fondamentale. Allora non era sempre molto chiaro, soprattutto in chi si affacciava a teorie di ambito socialista. E in questo, poi io arrivo alla conclusione, sapete che voglio essere breve, è quella che nella valenza, nel punto di partenza
nella uguaglianza dei punti di partenza, pur riconoscendo la diversità di ciascun individuo, che è fondamentale, è quella del tema, della passione, dell'interesse che poi ha guidato Einaudi. E siamo nel 2021, non è cambiato nulla e ancora stiamo parlando delle stesse cose, e cioè quella del valore legale del titolo di studio, che per me è un mantra che proprio mi è nato riandando appunto a scoprire leggendo Einaudi. Quindi già negli anni 50 del Novecento Einaudi si scagliava come grande riformatore contro quella cultura totalitaria di fatto che vedeva in un certificato il modo di dare uguaglianza a tutti, invece esattamente l'opposto, perché Einaudi diceva questo è uno strumento per far sì che gli studenti si cerchino l'uguaglianza nel valore, nel famoso valore legale, che di fatto di uguaglianza non dà, ma semmai è una omologazione, e poi quella del corpo docenti e delle istituzioni universitarie, ma anche delle istituzioni scolastiche, che credono di dare giustizia a tutti attraverso un pezzo di carta, quando Einaudi stesso diceva in realtà questo pezzo di carta spinge non verso la concorrenza tra istituti accademici, universitari, scolastici, ma li induce verso il peggioramento delle qualità, e quindi a non investire nella qualità, nella pedagogia, nella didattica, ma al contrario nel disinvestire. Ecco, siamo nel 2021, io faccio di professione, tra le varie cose, anche il professore, oggi si chiama content designer, in età di pandemia, a livello universitario, e siamo ancora al punto in cui Einaudi denunciava, cioè ci troviamo di nuovo un valore legale del titolo di studio a cui le università poi girano intorno attraverso l'assunzione di professori a contratto, la creazione di vari corsi, ma di fatto il potere di decisione di quello che dobbiamo studiare è certificato da un ministero, il quale ancora stabilisce dal centro del ministero quale dovrebbe essere l'educazione. Ecco, e qui arrivo alla conclusione, in un mondo in rapidissima trasformazione, con cambiamenti radicali rapidi, avere ancora un ministero che stabilisce oggi quelli che devono essere i corsi che vengono fatti a livello di periferia e li certifica, perché se no non ci si può appunto laureare, acquisire, come si dice, quelle competenze, beh, credo che sia non solo sbagliato da un punto di vista teorico, sperimentale, come direbbe appunto Einaudi, ma è sbagliato proprio da un punto di vista di comprensione dei fatti e quindi di risposte che vogliamo dare. La domanda con cui però vorrei concludere è: siccome Einaudi era un uomo dell'epoca, ma era anche un uomo dalla incredibile intelligenza, direi come quasi tutti i liberali, cioè di vedere al di fuori del momento, ed era sì appunto un liberale che credeva nella libera iniziativa, che dovevamo godere dei frutti della libera iniziativa, però mi chiedo, se vogliamo una domanda retorica e non ha senso, ma come avrebbe reagito oggi Einaudi di fronte alla situazione in cui ci troviamo, che a me piace ricordarlo, una situazione in cui abbiamo lo Stato che ha un credito di 1 trilione nei confronti dei cittadini, allora si deve ricorrere a un condone, ha ragione Mario Draghi quando dice è un fallimento dello Stato di fatto, ma non parla dello Stato come burocrazia, parla dello Stato come cittadini che non riescono a pagare quello che di fatto lo Stato stesso gli impone di pagare. Come si sarebbe comportato Einaudi di fronte a un debito di 2.600 miliardi? Ma anche come, rispetto a Keynes per esempio, si sarebbe comportato Einaudi di fronte a, e qui chiamo in causa, lo faccio, il presidente Patuelli, perché so che sta andando verso una splendida pubblicazione nel ricordo di Einaudi di diverse centinaia di pagine con tanti interventi, magari qualcuno di voi l'ha fatto, però Patuelli, nelle banche degli italiani ci sono 1.600 miliardi di euro, cioè più del prodotto interno lordo. Ecco, la domanda è vero che gli italiani non sono tutti in grosse condizioni economiche, ma è anche vero, lo dico a Vegas, che molti italiani o alcuni italiani hanno diversi gruzzoletti messi in banca, tanto da arrivare a 1.600 miliardi. Ecco, un governo Einaudi oggi come ridurrebbe il credito dello Stato verso i cittadini, come ridurrebbe il debito pubblico, e soprattutto come farebbe in modo che gli italiani spendessero o investissero questi 1.600 miliardi che hanno nei depositi, stando al fatto che è un loro diritto farne quello che ne vogliono,
però forse in keynesiana memoria trovare uno stimolo per far sì che questi soldi vengano al di là dei 209 miliardi che ci arriveranno in debito dall'Europa, come appunto Einaudi oggi agirebbe. E vi lascio con l'ultima provocazione, no, anche in un mondo che cambia, un mondo che cambia così rapidamente, e in un mondo che, in cui i liberali, compreso me stesso, fino alla fine del Novecento eravamo contrari a un reddito universale, rifacendosi anche a von Hayek, cosa direbbe oggi Einaudi rispetto alla possibilità di inserire un reddito universale che non è un reddito di sostegno, non è un reddito di assistenzialismo, ma può essere un reddito, come dicevo poc'anzi, di uguaglianza dei punti di partenza. È chiaro che probabilmente farebbe tante altre riforme nel frattempo, però sono domande che io continuo a pormi proprio per capire come avrebbe risposto Einaudi, perché è difficile per noi. Pietro, ti devo abbattere, come stasera c'è un film sui leoni, ecco. Sì, tu sei la gazzella, io il leone. Fermati, ci hai messo tanta di quella carne in fuoco, sei arrivato ultimo, ma hai scavalcato. Beh, ma perché voi siete giovani, avete tanto tempo per rispondere. Allora, noi giovani ti salutiamo. Adesso voglio vedere se te ne vai, perché hai detto che no, un po' resto. Adesso resti. Può anche andare a fare una cosa illegale. No, che noi liberali. Le regole ci sono per gli altri. Lasciamo Pietro Paganini al suo destino e invece andiamo. Mi spiace per Vegas, che credo che dai tempi della scuola era sempre l'ultimo a essere interrogato, però anche in questo caso concluderà il nostro incontro. Ma lasciamo la parola adesso, nell'ordine alfabetico che abbiamo saltato, che Paganini ci ha fatto interrompere, Beppe Facchetti. Beppe, un flash da chi ha Einaudi in ditta, c'ha proprio il nome in ditta, e appunto è il centro studi e documentazione, anzi per l'esattezza il centro di ricerche e documentazioni. Noi lo chiamiamo sempre il centro studi Einaudi, ma invece è il centro di documentazione, di ricerca e documentazione Luigi Einaudi di Torino, e Beppe ne è il presidente. Vai Facchetti. Bene. Data l'ampiezza dei discorsi che sono intervenuti fin qui, credo che vada bene che io cerchi di dire cose un pochino diverse e casualmente finisca anche per costringere Paganini a rimanere qui con noi, perché un po' gli risponderò proprio alle ultime domande che ha fatto. Il registro che ho scelto per ricordare Luigi Einaudi è infatti il registro dell'attualizzazione. Sempre, perché sono sempre stato colpito dal fatto che Einaudi, che pure scrive enormi trattati, ricerche, studi, articoli, eccetera, non appartiene soltanto al suo tempo, ma riesce ad essere molto spesso attuale. E allora, visto anche il tono scherzoso che è stato dato a questo appuntamento, perché chiamarlo l'amico Gigi consente di essere più amichevoli appunto nel rapporto con la grande personalità di cui stiamo parlando, visto questo mi sono immaginato di parlargli o di invitarlo a dare un'occhiata a quella che è l'Italia di oggi. Oggi, dico marzo 2021, consapevole del fatto che magari a lui qualche cosa di questo panorama che noi siamo abituati ormai a tutto, forse non ci scandalizza più di tanto, a lui potrebbe fare un certo effetto, magari un effetto anche un po' negativo. E allora, per cominciare, gli racconterei che, così lo farei contento, che in questo momento è a Palazzo Chigi, alla guida del governo, un suo successore alla guida della Banca d'Italia, Mario Draghi, e gli direi che la linea politica, la cultura politica di Mario Draghi è una cultura che non si discosta molto dalla sua, anche se non abbiamo ben capito tutti cosa voglia dire quando parla di se stesso Mario Draghi, quando dice che è un socialista liberale, ma insomma un pezzo di liberale c'è sicuramente nella cultura del nostro nuovo Presidente del Consiglio. Gli direi questo e forse lo tranquillizzerei, ma poi comincerebbero tutte le notizie peggiori.
Ne posso scegliere per brevità soltanto alcune, perché il panorama ne offre tantissime per scandalizzare una mente e un pensiero come quello di Luigi Einaudi. Gli direi che hanno avuto successo leggermente meno degli ultimi tempi i cosiddetti sovranisti, e probabilmente lo farei scandalizzare davvero, perché lui, che viene dall'avere sostenuto l'europeismo in anni veramente oscuri, ancora dentro la guerra, e aver lui che a un certo punto, nell'immediato dopoguerra, definì il sovranismo un idolo immondo, e sostenne anche che gli stati sovrani sono polvere senza sostanza, si stupirebbe a sentire che dopo tanti anni, dopo 80 anni, noi abbiamo ancora un certo ritorno del sovranismo. Gli avrei spiegato poco prima che questo signor Draghi è stato anche presidente della Banca Europea, cosa che lo avrebbe stupito favorevolmente. Finalmente siete riusciti a realizzare un'istituzione di questo genere, ma subito dopo parlargli di sovranismo probabilmente gli creerebbe qualche scompenso. Per attenuarlo, diciamo che il sovranismo ha già preso qualche botta che lo ha riportato un po' alla realtà. Però dovrei andare avanti e dirgli che uno slogan che ha vinto le elezioni del 2018 è stato un modo di dire che sembra tanto liberale, e liberale proprio non è, e cioè che uno vale uno. Einaudi su questo ha lavorato tanto, perché ha sostenuto cose importanti. C'è una frase in cui lui dice: la società ideale non è la società di gente uguale l'una all'altra, è composta da uomini diversi. Lui salvaguardava questa diversità, i quali trovano nella diversità medesima i propri limiti reciproci. Cioè era questa la società liberale che lui sognava. E ora raccontargli che uno vale uno, cosa che si è subito visto, ma subito mica tanto, che solo alcuni fatti precisi e concreti di questi ultimi anni e mesi hanno dimostrato, quindi che hanno attenuato un po' il fascino di questa cosa, lo tranquillizzerebbe, ma non tanto, perché veramente nel 2021 si pensava di poter essere arrivati un po' più avanti sul tema dell'uguaglianza, della libertà, della democrazia. E per essere sempre breve, gli spiegherei che questo mondo dell'uno vale uno è chiamato populismo. Populismo è una parola che non si usava ai suoi tempi, che solo gli eruditi possono capire quali erano i veri populisti alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento. Ma populista, insomma, gli dovrei parlare dell'uomo qualunque. Lui aveva qualche conoscenza dell'argomento. Gli dovrei dire che, anziché un impresario teatrale, questa volta l'uomo qualunque è stato rappresentato direttamente dal capocomico. Avremmo subito un bel risultato sconcertante nel progresso di questo tipo di movimento. Einaudi capì allora l'esistenza di questa anima profonda che c'è sempre stata, del resto, nell'antipolitica e nell'antiparlamentarismo di questo nostro paese, quindi allora più che in altri momenti. Ma lui lo sconfisse con i fatti, ecco, questa è la grande cosa, che noi oggi speriamo venga affidata appunto a un suo successore a Via Nazionale, e cioè sconfisse con il buon governo, dell'economia in particolare, e con la difesa della moneta e gli altri principi che sono alla base del pensiero di Einaudi, con l'articolo 81 della Costituzione, di cui lui è padre. E quando l'articolo 81 fu scritto nella Costituzione, poi è stato reiterato in anni successivi, vabbè, su richiesta dell'Europa, ma il principio avvenne subito al momento del varo della Costituzione, lui disse che lo spiegò questo principio dicendo che bisogna coprire ogni spesa.
affinché la proposta di spesa abbia un'impronta di serietà, non abbia altre impronte, abbia un'impronta di serietà, di credibilità. Ed è un'osservazione delle sue, molto tranquille, molto serene, molto concrete, che ci fa pensare. La non serietà è il male della spesa pubblica, è stato ed è ancora oggi il male della spesa pubblica italiana. Gli parlerei rapidamente di decrescita felice, bisognerebbe spiegarlo questo concetto naturalmente ad un uomo come lui, con la sua cultura ne capirebbe certe sfumature, bisognerebbe collocarlo dentro una cosa che per noi contemporanei è una specie di pessimo motore di ricerca o aggeggio da computer che si chiama Rousseau, che per lui era invece l'uomo della volontà generale, una volontà generale a cui dedica, quando va a Basilea ad una conferenza, dedica un appassionato discorso per dimostrare quanto Jean-Jacques Rousseau fosse in realtà un pericolosissimo nemico della democrazia. E da lì poi vengono cose come appunto la decrescita felice, che per lui era improponibile, visto che diceva che tutto è precario sulla terra senza il lavoro e senza il risparmio. Vallo a spiegare a Beppe Grillo oggi questo tema. Magari Beppe Grillo come persona lo capisce, visto che è miliardario, ma la teoria non è proprio nelle sue corde. Oppure parlare di reddito di cittadinanza, ecco perché sono in continuità con Pietro Guaganini che se l'è già svignata, perché il reddito di cittadinanza non era concepibile, perché tutto lui sosteneva se il sussidio si avvicina troppo al salario normale, perché il lavoratore dovrebbe essere diligente nel cercare lavoro e non troppo sottile nell'accettarlo? Vallo a spiegare ai Navigator e ti diranno che aveva ragione Einaudi, perché così è andata con questa brillante soluzione. Nel raccontargli l'attualità, e dovendo essere più rapido di Paganini, devo dire che gli parleremo anche della migrazione, entrando nel tema, un tema importante che invece lui apprezzerebbe, cioè quello della globalizzazione. Sulla migrazione ebbe delle parole di carattere profetico, perché diceva, cito testualmente, occorre aiutare i popoli emergenti, il che gioverebbe anche ai popoli sovventori, scongiurando il pericolo che masse disperate si riversino verso le nazioni più ricche. Aveva visto cosa sarebbe successo se non ci fossimo messi in un'ottica che non è esattamente quella della globalizzazione, ma che richiede una visione globale per essere risolta. Globalizzazione, dicevo, gli potrebbe piacere, perché sosteneva che il giorno in cui gli uomini e le merci possono passare da un punto all'altro del globo, facendo godere a tutti le convenienze economiche e le opportunità di lavoro e produzione che questo scambio di merci comporta, quel giorno avremo realizzato almeno per un bel pezzo il discorso della pace, e perché è soltanto superando le guerre che appunto si può risolvere la convivenza degli uomini. E lui ne sapeva qualcosa, perché dentro una guerra, per la seconda volta dentro una guerra, aveva vissuto e sofferto, e da cui aveva ricavato le idee che poi ha manifestato anche qui in anticipo sull'Europa. Un dibattito gli sottoporrei da valutare, da giudicare, quello sui mali, oltre che i beni, della globalizzazione, sui mali, oltre che i beni, di quelle nuove tecnologie che ci mettono oggi tutti in contatto nel mondo. E qui potrebbe aiutarci sia una descrizione che Piero Gobetti fa di Einaudi, una sintesi del suo pensiero, perché dice Einaudi era scienza economica subordinata alla morale. Lo dice Gobetti, insiste moltissimo Einaudi nei suoi scritti. Qui c'è tutta una linea di pensiero che si sa da Adam Smith, eccetera, nella quale si vede che la moralità è un qualche cosa di
di ampio, naturalmente, non è moralismo innanzitutto. Oggi la moralità viene scambiata con il moralismo e risponderebbe, ma quali elementi ha fornito di positivo la globalizzazione? Beh, dopo aver visto i difetti della globalizzazione, ad esempio una pandemia, siamo in piena pandemia, e questo è un fatto negativo, diciamo, un effetto negativo della globalizzazione. Ma i vaccini sono un effetto positivo della globalizzazione. Anzi, lui direbbe, confortato da queste constatazioni, un effetto positivo di un capitalismo che fa il suo mestiere e di una concorrenza che, mossa da grandi capitali, ha consentito il miracolo in un anno di avere più di un vaccino. Poi i guai vengono dopo nella gestione, ma dal punto di vista sostanziale avremmo prodotto questo grande risultato. Quanto ai media e alla loro attività globale, ma totalizzante, che rischia di essere totalizzante, le ricette, tra virgolette, ricette di Einaudi sull'antitrust, ecco, e le ricette einaudiane sulla concorrenza, per l'appunto, e sul fisco da far pagare a queste grandi realtà capitalistiche, avrebbe da raccontare molte cose di grande attualità. Ecco, concludo perché il discorso sarebbe lungo, ma ho cercato di raccontare come potrebbe una mente, come dicevo, un pensiero come quello di Einaudi, reagire di fronte a quello che a noi oggi sembra una degenerazione del dibattito, della cultura, della classe politica. Non ci sono oggi né i Pella né gli altri nomi che sono stati, né i De Gasperi né gli altri nomi che sono stati ricordati. Poi Luigi Compagna ha fatto un bellissimo riferimento a una classe politica ancora precedente che ci possiamo scordare, quindi non solo Soleri nel dopoguerra, ma tutti coloro che si muovevano dentro il discorso del giolittismo e dell'antigiolittismo, che quasi ci fa rimpiangere quei tempi per la qualità del dibattito di quell'epoca. E quindi direi che non sarebbe certamente confortato dal panorama, perché sono passati troppi anni rispetto a temi che aveva sollevato lui nell'immediato dopoguerra e che in gran parte non abbiamo risolto. Ce n'è uno in particolare che è aumentato ed si è aggravato, perché nel dopoguerra c'era la speranza, oggi abbiamo le paure, e le paure sono quelle cose che tendono a fare l'uomo schiavo, perché chiede in cambio del superamento delle paure sicurezza e protezione. La libertà invece, secondo le linee di Boezio, che è un autore che piaceva moltissimo ad Einaudi, la libertà è fatica. Lo sappiamo noi liberali che faticosamente facciamo le nostre battaglie. Chiudo come ho cominciato, ricordando Draghi, citando Draghi, perché un po' lo spaventerei, gli direi che è l'uomo che ha avviato un processo per il quale in questo momento si sono messi 2.500 miliardi europei in circolazione, si sono aperti i forzieri o le macchine di stampa della moneta di Francoforte, e forse quindi si sarebbe spaventato a sapere che il nostro debito è di 1.600 miliardi, anche perché bisognerebbe tradurre questi 1.600 miliardi di euro in quello che poteva essere la moneta a lui più familiare, e cioè la lira dell'epoca, e certamente un po' si spaventerebbe. Poi però, per consolarlo e congedarlo e fargli fare un buon compleanno, gli diremmo che questo signor Draghi è quello che ha detto che per difendere la moneta, ecco, avrebbe fatto tutto il possibile e anche un po' di più. La famosa frase che ha salvato la moneta che noi oggi abbiamo sul tavolo, e cioè l'euro. E questo del salvataggio della moneta lo avrebbe consolato. Avrebbe in questo senso spento volentieri le 147 candeline che gli abbiamo preparato sul tavolo. Grazie. Grazie a te, Beppe. Le 147 candeline. Abbiamo portato una bottiglia, adesso vediamo se alla fine riusciamo a fare. Certo, i brindisi virtuali sono una cosa tremenda.
ma adesso tanto andiamo da Giuseppe Vegas, che scalpita, e ha ragione, anche perché credo che gli hai fregato proprio uno degli argomenti. Se non mi sbaglio, volevi parlare dell'articolo 81, giusto, Giuseppe? Beh, innanzitutto, siccome io rappresento l'ultimo ostacolo a una einaudiana minestra, cercherò di essere telegrafico più che breve. Non mi ha rubato un argomento, perché l'articolo 81 è una cosa di cui mi sono occupato, ma quello che volevo dire è che la lezione di Einaudi è sempre più attuale, tanto più oggi, in cui assistiamo ad alcuni paradossi. Per esempio, il paradosso principale, che non è poi un paradosso, è che, come sempre, le vie dell'inferno sono lastricate di buonissime intenzioni. E cosa succede? Noi abbiamo la pandemia, abbiamo la crisi economica che l'ha preceduta, insomma, una situazione di grande difficoltà, e allora cosa si fa? Si dimenticano quelli che sono i fondamentali, quelli che, secondo Einaudi, dovevano essere proprio la base di tutta la struttura della finanza pubblica. Come? Nel senso che, lo vedete adesso, e anche i personaggi citati recentemente da Beppe Facchetti applicano una prassi diversa dalla teoria. Cioè, è vero che in situazioni eccezionali bisogna utilizzare strumenti eccezionali, ma non è sempre detto che il debito, la crescita del debito, l'idea di non porre più limiti alla crescita del debito sia poi la soluzione assolutamente migliore. Perché? Perché il debito porta a effetti che le vediamo alla fine, lo dirò alla fine di questa brevissima conversazione, che non sono certo desiderabili. E quello su cui si era battuto Einaudi in tutta la sua attività, diciamo, politica istituzionale, sia quando faceva parte dell'Assemblea Costituente con la definizione dell'articolo 81, sia anche nella sua attività di Presidente della Repubblica, perché non dimentichiamoci che Presidente della Repubblica di allora, Luigi Einaudi, era stato quello che aveva fatto per ben due volte ricorso all'istituto del rinvio presidenziale di leggi scoperte, leggi mancanti del principio della copertura, cosa che alcuni, o perlomeno uno attuale, non ha mai fatto, anche quando era palese che non c'erano, che era in presenza di leggi non scoperte, si è limitato a una side letter dicendo: ragazzi, avete fatto male, comportatevi bene la prossima volta, che non è esattamente il magistero einaudiano sotto questo profilo. Ma diciamo, Einaudi ha posto un problema fondamentale: il bilancio di per sé deve essere in pareggio, ma in pareggio non vuol dire una cosa meramente formale per cui basta aumentare il deficit e il bilancio in pareggio, ma deve essere un pareggio sostanziale, cioè bisogna applicare al bilancio quello che si definisce il principio del beneficio, cioè bisogna valutare che se il sacrificio posto ai contribuenti attraverso nuove spese o un deficit che non costituisce una nuova spesa attuale ma una nuova spesa futura, perché poi si ripartisce nel futuro, sembra più leggero il deficit perché comporta solo un aumento del debito, non un aumento della tassazione immediata, e quindi sembra uno strumento più accettabile, è un mezzo di illusione finanziaria, fa credere di potersi permettere un tenore di vita di cui non si hanno i mezzi per sostenerlo. Ma dicevo, il principio del bilancio in pareggio significa che il beneficio che deriva dalla nuova spesa o dalla spesa in generale deve essere tale da non poter peggiorare le situazioni di vita di ciascuno nel momento in cui è chiamato a contribuire con le proprie risorse attraverso il sistema fiscale a sostentamento della macchina pubblica. Tutto questo sembra, in una fase, ripeto, di difficoltà economica, nella quale tutti ragionevolmente, per carità, pensano che sia opportuno allargare i cordoni della borsa della spesa pubblica per far fronte a una situazione difficile, e questo è sempre accaduto nella storia, però bisogna rendersi conto che anche in questo caso occorre in qualche modo porre dei limiti, perché altrimenti, e concludo così, cerchiamo di agevolare l'ascolto dei nostri amici che fino a quest'ora si sono spinti, perché altrimenti si farà si otterrà il peggiore dei risultati possibili, che è quello di portare a carico delle generazioni future, che saranno poi quelle costrette a sopportare l'onere dell'indebitamento, perché il debito non colpisce chi
fa la spesa e chi gode dei vantaggi della spesa, ma colpisce chi in qualche modo dovrà sopportarne l'onere, a portare ai giovani un carico fiscale che non si sa con esattezza se essi saranno in grado di sopportare. Allora, se il paradosso a cui stiamo assistendo è quello del programma della Next Generation dell'Unione Europea, cioè della ricostruzione dell'Unione Europea, della ricostruzione del tessuto economico e degli investimenti dell'Unione Europea dopo il dramma della pandemia, sarà quello di caricare i giovani che invece si vorrebbero aiutare con un carico fiscale che renderà la loro vita ancora meno indipendente, meno libera, e quindi andrà a costituire una società meno liberale di quello che poteva essere per i loro padri. È un tema su cui bisognerebbe un attimo ragionare, invece di scatenarsi in peane entusiastici sul fatto che finalmente non c'è più la questione del patto di stabilità europeo, finalmente ci siamo tolti dalle scatole i cosiddetti conservatori, quelli che vogliono operare la politica della lesina, senza ricordarsi che la lesina è il primo elemento che consente di sopravvivere agli stati come alle famiglie. E dimenticarsi che l'economia degli stati non è molto diversa dall'economia delle famiglie significa portare i primi, cioè gli stati, verso soluzioni che sicuramente sono rischiose. Basti ricordare quello che avvenne in Germania dopo la prima guerra mondiale. Grazie e buonasera a tutti. La voce, non devi mettere la voce. Ti manca la voce. Ecco, torna la voce ma arriva la bottiglia, quindi non... Badate che quest'anno ricorre anche un altro anniversario enaudiano. Mentre noi andiamo e festeggiamo, spegniamo le candeline, studiamo le bottiglie, e, ahimè, quest'anno sono anche 60 anni che è mancato il nostro presidentone preferito, e ci saranno molte cose, tra cui un numero speciale della rivista di Patuelli, cioè di Libro Aperto, e questo ne traiamo grandi auspici. Noi invece siamo per i compleanni, perché volevo solo un aneddoto personale. Il funerale di Einaudi avvenne al Senato con le truppe schierate a Piazza Navona, che è dove io abito, e mi ricordo quel giorno con una tristezza, piovicicava, c'erano sti soldati bagnati, c'era un funerale. Quindi io di Einaudi non voglio celebrare i 60 anni della morte, ma i 147 anni della sua nascita. Lo so, ci sono due tipi di liberali, ci sono quelli ottimisti e quelli pessimisti, quelli allegri e quelli tristi. E tu sei, fai parte? Ottimisti. Ottimista, e quindi a nome di tutti i liberali d'Italia, eccolo qua, e questo è quello che noi auguriamo a tutti gli einaudiani che siano con noi o lontani da noi. A fare ubriacare Luigi, perché è rischioso. In ogni caso abbiamo innaffiato di spumante tutto quanto tavolo, non è un vino rosso, non è il Barolo di Einaudi, è un non lo dite agli einaudiani, ma stiamo bevendo del vino lombardo, Franciacorta. Signori, a voi. Zanardelli, un altro grande liberale politiano, Luigi. Ciao. Arrivederci. Grazie ancora. Arrivederci.